Voglio dire a Franco Corbelli, aprendosi il nuovo anno, dopo tanti anni di amicizia e dopo averlo sempre sentito vicino, del mio ringraziamento e anche della mia piena soddisfazione per aver visto un filmato pieno di vitalità, di 25 anni dei suoi, dei nostri diritti civili. Che vuol dire, oltre quello che io ho capito, una sua cristiana attenzione per gli uomini e per i più deboli. E soprattutto cercando di superare i limiti di leggi, di norme, di regole che rendono difficile la vita a chi viene da fuori, a chi viene guardato con disprezzo o indifferenza e a cui pochi sono disposti a dare un aiuto. Ecco, vedendo quanti bambini, quanti extracomunitari, e senza ideologia, soltanto per riuscire a tenere vicina una madre al figlio o a liberare dalla prigione chi è stato arrestato ingiustamente, quante azioni in 25 anni ha fatto Corbelli, io non posso che dispiacermi di non aver fatto al suo fianco altrettanto. L'ho sostenuto quando me l'ha chiesto. Abbiamo fatto alcune cose insieme, ma il suo entusiasmo e la sua costanza e la sua determinazione oggi appaiono un valore senza confronto nelle attività di tanti politici calabresi. Non politica soltanto, anche politica alta, ma soprattutto amore per gli uomini, amore per l'umanità, amore per le donne, amore per i bambini. Amore per i deboli. Io gli sono stato vicino, ne sono orgoglioso e voglio che lui sappia che oggi gli va il mio più convinto apprezzamento e che qualunque cosa lui faccia nel futuro, il suo passato parla per lui e per la sua dignità. Per la sua forza. Grazie, Franco.